nuovo appuntamento su Telebelluno in rete con fiori e piante della montagna bellunese. Ettore, ti devo fare una domanda. La pianta che oggi abbiamo qui davanti ai nostri occhi mi ricorda altre piante che sono appartenenti alla famiglia, che ne so, dei piselli, dei fagioli? Sì, si chiama famiglia delle leguminose e vedo che sto seminando bene con te perché stai imparando. La pianta di cui stiamo parlando in realtà è conosciuta dai botanici con il nome di Chamaecystus supinus e lo vediamo molto bene nell'immagine che appartiene alla grande famiglia delle leguminose. La pianta, provvista di una grossa radice fitonosa e legnosa, presenta il fusto decisamente ramoso che appare ricoperto da peli patenti. Le foglie sono trifogliate, picciolate, glauco e villose nella parte inferiore, con dei segmenti ellittici ben evidenti. L'infiorescenza si trova in un racemo foglioso con i fiori alla sella delle foglie superiori. Questi presentano il calice villoso decisamente allungato a tubo e diviso in 5 denti. I petali, come possiamo vedere nelle immagini, sono gialli con il vessillo villoso sul dorso e macchiato di bruno. Il frutto è un legume irsuto contenente alcuni semi. La pianta, la cui fioritura avviene da giugno a settembre, ama i terreni aridi e calcarei, le scarpate, i boschi cedui. Il nome dato a questo genere di piante deriva dal greco e significa piccolo cisto. Quello della specie, invece, sottolinea come tutta la pianta appaia molto appelosa in ogni sua parte. Questa pianta, per quanto riguarda l'altitudine, si può incontrare dal piano basale ai 2300 metri della zona prettamente prealpina, alla quale dona una nota di colore decisamente decorativa. Si tratta di una specie sud-europea asiatica, il cui areale inizia ad occidente nella penisola iberica e tocca l'Africa settentrionale per prolungarsi ad oriente fino alla Siberia e il Caucaso. In Italia è diffusa nel settore alpino e lungo l'Appennino fino alla Calabria. Da noi, nel Bellunese, la pianta è decisamente comune e si può incontrare di preferenza sulle praterie subalpine arido-rupestri. Ma Silvana, piaccio? Sì, tanto. Per fortuna. Ma un giorno posso venire a mangiare da te? Ma certo. Tutte le erbette? Tutte le erbette. Anche Giulia? Sì, anche Giulia. Anche Giulia, teniamo anche Giulia. Mentre gli ascoltatori devono accontentarsi di guardarci al prossimo appuntamento di Fiori e Piante della Montagna Bellunese.